Allora, il nostro tentativo, perché tale è un tentativo forte perché è frutto di un anno e mezzo quasi di lavoro, è la proposta del nostro intergruppo per l'innovazione per trovare un punto che metta d'accordo tutti, cioè chi pratica l'innovazione e chi si sente minacciato dall'innovazione, con dei percorsi di trasparenza e di possibilità per chi vuole intraprendere questo cammino nella sharing economy di farlo con certezza delle regole. Per cui se vogliamo è una proposta che vuole portare la pace e la prosperità nel senso letterale del termine, anche perché noi ci attendiamo dalle misure fiscali che abbiamo previsto un ritorno di gettito anche importante per le casse pubbliche che venga poi reinvestito per la sharing economy italiana e per l'innovazione.